Buonasera di nuovo e salve, ben trovati, benvenuti o ben ritrovati a tutti quanti. Per chi magari mi vede per la prima volta, non ha assistito agli altri seminari di questo ciclo, io sono Federica e faccio parte di IAO DV, nello specifico dell'area progettuale. Siamo arrivati, diciamo, alla fine di questo percorso di 3 incontri. Qualcuno si è magari aggiunto questa volta, magari ha visto tutto quanto il ciclo dall'inizio. Per chi magari arriva adesso, ricordo che abbiamo le registrazioni anche degli altri 2 incontri precedenti, in cui abbiamo parlato nel primo dell'organizzazione degli eventi, quindi di come pianificarli e gestirli in modo efficace, e nel secondo incontro invece abbiamo parlato della comunicazione, sempre nel mondo del no profit, e quindi la comunicazione via web, ma anche con uno spaccato molto interessante per quello che riguarda, la stampa, per esempio i comunicati stampa, come comunicare nel miglior modo da parte delle associazioni. Siamo arrivati, come dicevamo, un po' alla conclusione di questo ciclo e ci concentriamo su un aspetto che è molto complesso e cercheremo di dare qualche dritta, modo anche da semplificarlo e da introdurre proprio in questo ambito che è appunto molto, molto settoriale e molto particolare ed è quello della progettazione. Parleremo di progettazione sia a livello nazionale sia internazionale, quindi fornendovi anche alcuni esempi. Sono qui con noi e vi ringrazio di cuore per questo, Viola Locci, che fa parte proprio di IAO TV, e Lorenzo Calosci, che nella vita è un ingegnere informatico e project manager all'interno di Telepass. Quindi vi faremo una panoramica prima con Viola, con anche alcuni esempi dal punto di vista pratico, tratti proprio dalla nostra associazione, e poi con Lorenzo, che per questioni logistiche, tra l'altro, è qui accanto a me, e poi ci alterneremo nella postazione. Ecco, e con Lorenzo invece faremo un focus su alcuni strumenti che possono essere proprio utili per la progettazione, per la pianificazione delle attività, della valutazione e non solo. Infine, ve lo farò io un piccolissimo approfondimento, uno spaccato per quello che riguarda la raccolta fondi e in generale il reperimento dei fondi per i progetti, perché insomma parleremo proprio di come si formano, però poi se non ci sono dei fondi per riuscire a realizzarli, ovviamente rimangono soltanto delle belle idee. Vi ricordo, ecco, per chi non ci sta seguendo ora in diretta, ma che guarderà il video in differita, che potete, a parte commentare ovviamente il video dove lo posteremo, ma anche scriverci se avete delle idee, delle domande, una condivisione di esperienze, potete sempre scriverci a progetti@iao.it e ve lo scriveremo anche in descrizione, insomma, troverete tutte le informazioni. Quindi, direi che passo direttamente la parola a Viola Locci, che è di recente all'interno dello staff di IAU e siamo veramente molto contenti di questo. E Viola in realtà nella vita è laureata in mediazione linguistica e poi adesso si sta approcciando proprio al mondo del no profit all'interno di IAU ma anche all'interno di altre associazioni. Viola, io passo la parola a te. Buonasera a tutti, grazie Federica per questa generosa presentazione. Appunto, come hai già detto te, io parlerò dell'argomento della progettazione nazionale e internazionale e il mio intervento sarà essenzialmente suddiviso in due parti. La prima parte è un ampio cappello introduttivo al mondo della progettazione, dove si andranno ad analizzare quelli che sono gli elementi base che costituiscono un progetto per comprenderne appunto la struttura, le fondamenta, e poi successivamente nella seconda parte approfondiremo il mondo della progettazione nazionale e poi internazionale, portando anche degli esempi concreti sul territorio. Allora, io condivido le slide così che si possa tutti seguire più facilmente. E ecco qua. No. Sì, si vedono, eh? Vedono? Sì, Ok. Si vedono? perfetto. Sì, Benissimo. perfetto. Allora, io partirei subito facendo una premessa. Allora, va da sé che ogni progetto sia un elemento a sé stante,
una creatura avente proprie caratteristiche, proprie peculiarità che lo rendono appunto diverso da qualsiasi altro tipo di progetto che possa essere elaborato. Ma è ovvio che ci siano degli elementi, che possiamo chiamare elementi di natura pratica, che funzionano da comune denominatore per tutti i progetti, quindi che possiamo ritrovare all'interno di ogni progetto. Questi elementi sono la tipologia di progetto, la natura del finanziamento, che abbraccia l'aspetto economico di questa materia, il settore di intervento, ovvero il contesto, l'ambiente all'interno del quale andremo poi a operare, all'interno del quale andremo a espletare poi le differenti attività di progetto, le regole del programma e infine il bando, se si decide di parteciparvi, perché appunto un progetto può essere scritto o si può decidere di farlo partecipare e concorrere alla vittoria di un bando, ma del bando ne parlerò, diciamo, a conclusione di questo ampio cappello introduttivo sulla progettazione in generale. Allora, una delle fasi preliminari di progetto è la presentazione di esso. Allora, la scrittura di un progetto è una fase cruciale, perché è il momento in cui si mette effettivamente nero su bianco lo scheletro del progetto che vogliamo poi sviluppare nel corso del tempo. Però prima di iniziare a scrivere un progetto è necessario avere bene in mente chiari dei punti. Il primo è l'idea, cioè l'argomento, la tematica di cui vogliamo andare a parlare, che vogliamo trattare. Poi è necessario avere fin da subito una rete di partenariato solida che ci possa supportare, che possa supportare il progetto sia dal punto di vista tecnico, quindi con risorse effettive come possono essere l'utilizzo di macchinari all'interno di particolari attività, ma anche dal punto di vista finanziario, quindi dal punto di vista economico per quanto riguarda il denaro liquido. Poi un'altra caratteristica, un altro elemento che va tenuto in considerazione è il contesto all'interno del quale vogliamo operare. L'analisi del contesto infatti è forse una delle fasi più cruciali, perché soltanto analizzando i punti di forza di un contesto, i punti di debolezza e i bisogni di esso, potremo di conseguenza sviluppare e presentare delle attività che possono essere implementate in quel determinato contesto, che possono quindi andarsi a permeare in qualche modo all'interno del contesto, e quindi possiamo quindi auspicare a un'effettiva realizzazione di queste attività. Poi successivamente è necessario definire in maniera chiara quelli che sono gli obiettivi e i risultati che vogliamo raggiungere a fine di un progetto. E infine è necessario anche descrivere accuratamente le attività che si vogliono svolgere, che come ho già detto prima devono andare di pari passo, devono muoversi in sinergia con il contesto in questione, perché soltanto se le attività proposte sono effettivamente adatte al contesto in questione, solo in quel caso esse si possono realizzare nella miglior maniera possibile. Ecco, se invece questi elementi non funzionano in sinergia, chiaramente il progetto avrà più difficoltà, le attività di progetto avranno più difficoltà a espletarsi. Poi è necessario redigere anche un programma realistico, cioè attività che possono essere effettivamente realizzabili in un contesto, quindi attività proporzionate al contesto in questione, e infine anche descrivere, buttare giù quelle che possono essere delle strade, delle vie da utilizzare per promuovere il progetto una volta che il progetto si è appunto avviato. Successivamente è necessario tenere in considerazione anche dei criteri. I criteri in totale sono 9, 5 di questi ve li elencherò molto velocemente per poi concentrarmi sugli ultimi 4 che trovate elencati qui all'interno della slide. Allora, i primi 5 criteri sono la rilevanza, l'efficacia, l'efficienza, l'impatto e la sostenibilità. Poi abbiamo l'originalità, che è un criterio cruciale, perché è quanto di nuovo, quanto di innovativo il progetto in questione riesce a portare, ad apportare rispetto a tutte le iniziative che sono state promosse in passato. Va da sé che comunque al giorno d'oggi sia molto difficile parlare di qualcosa che non è già stato dibattuto, che non è già stato trattato, ma infatti
quello che ci interessa non è tanto la novità dell'argomento quanto l'originalità di esso, cioè quanto di diverso, di nuovo, di in più riusciamo a dire oltre a quello che è già stato detto. Poi un altro criterio è la dimensione del progetto, che consiste nella capacità di fornire delle soluzioni, delle conoscenze che possono essere poi facilmente riutilizzabili e facilmente spendibili anche in altri contesti, in modo da andare a beneficiare non solo l'ambito che abbiamo scelto, quindi l'ambito nel quale ci muoviamo, ma anche un ventaglio molto più ampio di settori e di contesti, oltre a quello di specifico intervento. Poi il penultimo criterio è il best value for money, che consiste nel tentare di raggiungere il miglior risultato possibile con il minor impiego di risorse, sia fisiche, quindi di persone, ma anche finanziarie, quindi di denaro. E in italiano infatti si tradurrebbe con il detto raggiungere il massimo risultato con il minimo sforzo. L'ultimo criterio invece in questione è quello della promozione o della pubblicità, che consiste invece nel trovare delle strategie giuste, delle tecniche giuste per poter promuovere il progetto. E qui non posso non menzionare l'importanza dei social media, in quanto al giorno d'oggi viviamo comunque in un mondo costantemente interconnesso, che ci consente di avere qualsiasi tipo di informazione a portata di click, e ci consente di metterci in comunicazione con persone che vivono a centinaia di chilometri di distanza. Quindi il corretto utilizzo di queste piattaforme per la promozione di un progetto non può altro che apportare dei benefici ad esso, perché consente in un arco di tempo brevissimo la maggior diffusione di esso su un territorio comunque sempre più ampio, andando comunque ad abbattere anche delle barriere fisiche territoriali. A questo punto, una volta conclusa la fase nel buttare giù effettivamente quello che è lo scheletro, la costruzione base di un progetto, inizierà la fase di avvio, cioè la fase in cui il progetto finalmente prenderà forma e inizierà a espletarsi, poi le attività inizieranno a espletarsi sul territorio. Questa è una fase comunque molto dispendiosa dal punto di vista delle energie. E il progetto inizia ufficialmente quando gli enti finanziatori, che possono essere l'autorità nazionale, privati, oppure anche la Commissione europea, redigono un contratto che viene firmato da una figura specifica, che è quella del capofila. Del capofila vi parlerò a breve, ma adesso invece mi concentro sull'importanza del contratto. Il contratto infatti è un documento molto importante, perché stabilisce che cosa? Stabilisce l'inizio del progetto, cioè il momento esatto in cui il progetto si avvia, e generalmente il progetto si avvia con un evento, cioè l'inizio di un progetto viene fatto coincidere con l'organizzazione di un evento, che è l'evento di lancio, in inglese il kick-off meeting. Poi all'interno del contratto troviamo anche delle direttive per quanto riguarda la durata di un progetto, cioè l'arco temporale all'interno del quale il progetto si dovrà espletare, all'interno del quale le varie attività si dovranno svolgere, e poi conterrà anche disposizioni di natura legale e finanziaria, come possono essere il prefinanziamento delle attività, la distribuzione dei budget tra i vari partner di progetto, e poi la rendicontazione finale delle spese, che è un documento di cui vi parlerò più avanti. All'interno del contratto troviamo anche delle disposizioni invece di natura procedurale, che abbracciano invece la fase del monitoraggio delle attività, che è una delle fasi più importanti, una fase cruciale all'interno del progetto. E infine il contratto stabilisce anche la comunicazione dei risultati, cioè quali strategie e secondo quali strade, vie e mezzi comunicare i risultati raggiunti dal progetto. A questo punto vi parlo della figura appunto del capofila, del ruolo che il capofila assume nel momento in cui decide di firmare un progetto, quindi di ufficializzare l'inizio di un progetto. Allora, il capofila
chi è? Il capofila è il responsabile finanziario ed amministrativo della presentazione della proposta di progetto e poi dell'implementazione di esso all'interno dell'ambiente e del territorio che è stato scelto, il territorio di intervento. E subito dopo la firma del progetto si assume delle responsabilità, è quindi una figura che ha molti onori ma anche qualche onere. Infatti ha il compito di ha il compito ufficiale di intrattenere la corrispondenza con l'ente finanziatore, cioè quella figura che si occupa di comunicare qualsiasi novità, qualsiasi questione inerente al progetto con l'ente finanziatore. Quindi funziona da trade union tra l'ente finanziatore stesso e il progetto. Inoltre ha il compito di coordinare le attività tra i vari partner di progetto e anche quella di monitorare i budget a disposizione, cioè ha il compito di tenere sotto controllo le spese e far sì che comunque tutte le attività promosse, tutte le attività portate avanti vengano fatte, vengono organizzate tenendo in considerazione il budget, non sforando mai la cifra iniziale di progetto che è stata stanziata. Inoltre ha anche il compito di far sì che il progetto si realizzi, le differenti attività di progetto si realizzino nei modi e nei tempi che sono stati previsti, quindi ha il compito di far sì che il progetto rispetti la tempistica stabilita a inizio fase, nella fase preliminare. E poi infine ha il compito di smistare fra i vari partner di progetto le quote di cofinanziamento, ma questa è una responsabilità che si assumerà verso la fine del progetto, in quanto lo smistamento delle varie quote avverrà solo dopo aver ricevuto il documento di rendicontazione finale delle spese di cui vi ho parlato poc'anzi, che è un documento all'interno del quale vengono elencate tutte le spese sostenute durante la realizzazione delle attività del progetto e il relativo giustificativo, cioè la quantità di denaro spesa e in che cosa poi effettivamente questo denaro è stato speso. Andando avanti, troviamo appunto la fase di monitoraggio che vi ho già accennato prima durante le disposizioni di natura procedurale. Allora, come vi dicevo, la fase di monitoraggio è una delle fasi più delicate e più dispendiose di energie nella progettazione, in quanto inizia nel momento stesso in cui inizia il progetto, quindi inizia nel momento in cui il progetto ha il suo avvio e si conclude a conclusione del progetto, cioè nell'ultimo giorno di attività di progetto. Ed è una fase fondamentale perché grazie a questa sua durata, all'arco di tempo all'interno del quale la fase di monitoraggio opera, e ci offre una fotografia costante di quelle che sono le attività di progetto momento per momento. Quindi ci consente di poter vedere e toccare con mano quali sono le attività che si stanno svolgendo, i diversi obiettivi e risultati che man mano nel corso del tempo vengono raggiunti, ma anche le eventuali problematiche, gli eventuali intoppi che si possono verificare durante lo svolgimento delle attività. E proprio grazie a questa fotografia che la fase di monitoraggio ci consente, noi possiamo intervenire in maniera preliminare per poter andare a mettere in atto delle azioni necessarie a risolvere l'intoppo, la difficoltà che si è presentata, in modo da non andare a dilatare le tempistiche di lavoro o ad andare a modificare i vari programmi di progetto. Questa cosa è possibile realizzarla soltanto se nel corso del progetto, delle attività di progetto, vengono organizzati frequenti incontri tra i partner di progetto e si occupa poi direttamente dello svolgimento delle attività all'interno di questi incontri appunto vengono redatti dei rapporti di avanzamento, che in inglese si chiamano press report, all'interno del quale viene vengono monitorate tutte le attività fase per fase, in modo tale appunto da poter avanzare delle strategie per la risoluzione di eventuali problemi che possono appunto verificarsi durante
l'espletamento delle attività. Dopo la fase di monitoraggio arriva la fase di valutazione. La fase di valutazione è una fase che assume importanza verso la fine del progetto, quindi quando ci si avvia al momento in cui è necessario tirare un po' le fila delle attività che sono state portate avanti, ed è una fase fondamentale perché coinvolge due figure oltre a tutte quelle elencate fino adesso, che sono l'ente finanziatore e i volontari esterni. Queste due figure sono fondamentali in quanto hanno una visione obiettiva di quelle che sono le attività svolte e quindi ci aiutano nella valutazione degli obiettivi, cioè se nel corso del tempo effettivamente quegli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio in fase preliminare di costruzione del progetto vengono poi effettivamente raggiunti, poi l'impatto che il progetto sta comunque avendo sul territorio, quindi che cosa effettivamente di positivo sta apportando il progetto al territorio all'interno del quale ci stiamo muovendo, e poi il valore aggiunto, quindi quanto di nuovo, quanto di buono e quanto invece di negativo sta apportando il progetto nel contesto all'interno del quale sta operando. E appunto, come vi dicevo, questa è una fase che acquisisce importanza man mano che il termine temporale, quindi la scadenza finale del progetto, si avvicina, anche perché ci consente di fornire ai vari partner di progetto, ai vari beneficiari, all'ente finanziatore stesso, delle basi solide per promuovere i risultati, i successi che questa attività sta ottenendo e gli insegnamenti appresi. Una volta conclusasi la fase di valutazione, si arriva alla fase conclusiva del progetto, cioè quando il progetto arriva alla sua scadenza finale. Quando si arriva infatti alla fase finale di progetto, l'ente finanziatore richiede la redazione di due documenti diversi. Un rapporto finale, che non è altro che un documento all'interno del quale vengono riassunti tutti i risultati e tutti gli obiettivi che si sono raggiunti nel corso del tempo, quindi offre una fotografia finale di tutte le attività svolte dal progetto, e poi un documento di natura finanziaria dove vengono riportate in maniera dettagliata tutte le spese sostenute durante l'arco temporale del progetto e il relativo giustificativo. Adesso vi accennerò, vi dirò qualche parola relativa al bando, come avevo anticipato all'inizio di questo ampio cappello introduttivo sulla progettazione. E anche qui mi preme dire la stessa cosa che comunque ho detto all'inizio con i progetti, cioè che anche i bandi sono comunque entità autonome, aventi delle caratteristiche proprie e specifiche che li differenziano da qualsiasi altro tipo di bando, ma ci sono elementi comuni che caratterizzano tutti i bandi. Io qui vi ho portato l'esempio dei bandi promossi dalla Commissione europea, che hanno in comune due documenti, due elementi fondamentali, che sono il bando stesso, che fornisce informazioni riguardo l'oggetto del progetto, cioè la tematica di cui il progetto dovrà trattare, quindi la tematica che dovrà essere sviscerata, poi l'importo di riferimento, cioè la quantità di denaro prevista da stanziare per la realizzazione delle attività di progetto, poi i diversi criteri di aggiudicazione, cioè in base a quali criteri si decide di far aggiudicare la vittoria del bando a un progetto piuttosto che a un altro, e poi le tempistiche all'interno del quale appunto il progetto deve essere realizzato e anche le tempistiche relative alla presentazione di progetto, alla candidatura del progetto al bando. Il secondo documento è invece il capitolato, che è un documento che contiene invece la descrizione degli obiettivi e dei risultati sperati, cioè che cosa dal progetto ci si aspetta di ottenere. Poi una descrizione delle attività in linea teorica, in linea generale, richieste dal bando e anche le modalità di esecuzione di queste attività, cioè che cosa vogliamo fare, che cosa ci si aspetta che venga fatto e anche il come venga fatto.
E poi infine offre qualche informazione generica base circa il gruppo di lavoro, cioè chi effettivamente si occupa della realizzazione concreta poi sul territorio del progetto. A questo punto, dopo aver concluso questo ampio cappello introduttivo sulla progettazione in generale, direi di iniziare a scendere nei particolari parlando della progettazione nazionale, parlando prima all'inizio della progettazione nazionale. Allora, per quanto riguarda la progettazione nazionale, non ho nessuna introduzione, nessun disclaimer da fare, in quanto ci muoviamo in acque conosciute, quindi non dobbiamo andare a doverci interfacciare comunque con la burocrazia, con aspetti legali vari. Quindi io direi di passare direttamente all'analisi e alla presentazione di alcuni esempi concreti dei progetti che IAU promuove sul territorio. Allora, qui ve ne ho riportati quattro. Il primo sono appunto i seminari, come quello di oggi, come questo trittico di seminari che ci accompagna dalla fine di maggio ad adesso, seminari che vertono su un ventaglio di argomenti molto ampio, così da poter abbracciare di conseguenza un numero maggiore possibile di tematiche e quindi ad andare a interessare anche un numero sempre maggiore di persone. Infatti basti pensare che durante queste 3 settimane di seminari sono stati toccati argomenti come oggi la progettazione nazionale e internazionale, l'organizzazione degli eventi nel mondo del no profit e la comunicazione all'interno del mondo del no profit, che comunque aprono 3 spaccati diversi su 3 mondi diversi tra loro, interconnessi ma comunque diversi. La seconda attività comunque promossa da IAU sul territorio sono video in pillole, che trovate sulla pagina Facebook, ma tra poco comunque vi farò vedere un esempio concreto di questi video, all'interno del quale si trattano argomenti molto diversi tra di loro. Si trattano argomenti tipo l'importanza dell'identità ai tempi dei social, quindi l'importanza di sapersi creare un'identità propria, personale, in un mondo che ci vuole sempre più omologati, ma vengono trattati anche argomenti che abbracciano invece quello che è il mondo del lavoro. Infatti si parla dell'importanza di saper scrivere un curriculum vitae efficace per la ricerca del lavoro. Altri argomenti che abbracciano invece il mondo della scuola, il mondo dell'educazione, dove si parla appunto dell'importanza della scuola nella crescita e nello sviluppo personale di un bambino. Poi, infine, all'interno di altri video in pillole, che vi farò vedere adesso, vengono proposte da psicologhe delle attività che i bambini possono fare insieme alla famiglia. Queste attività sono giochi educativi che vengono fatti per cercare di andare a scoprire una parte più intima di sé e ad elaborare anche questa parte più intima di noi, parte che molto spesso ci crea comunque dolore, perché comunque ci mette davanti a un passato non sempre semplice da accettare. Adesso vorrei farvi vedere questo video, se riesco. Vediamo, mettiamo i carichi. Questa è un'attività presentata dalla psicologa Martina. Tutti. Io sono Martina Lancia e sono psicologa. Oggi vi proponiamo un video che abbiamo deciso di fare qua in IAU per cercare di proporvi delle attività e dei giochi da fare in famiglia. Io non so se è un problema di connessione, scusami, ma vediamo comunque la slide, sentiamo Martina che parla, ma non vediamo. Forse devo condividere lo schermo? Ah, forse è quello, sì. Quindi, nuova condivisione. Mi sa di sì, condividi. Ora vedi? No, vedo sempre gli esempi. Allora, aspetta. Non so se vuoi togliere la condivisione e rifarla.
cioè gestendotela fra una finestra e l'altra. Interrompi condivisione, ecco, vediamo se adesso riesco. Adesso vedete? Sì, 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 esatto. Perfetto. Vediamo se ci sono dei ricordi che magari ci fanno provare delle emozioni. E il gioco che vi propongo oggi, l'attività che vi propongo oggi, è quella dello scarabocchio. Allora, lo scarabocchio richiede un'attività preparatoria prima di fare lo scarabocchio vero e proprio sul foglio di carta. Allora, voi dovete mettervi in piedi e chiudere gli occhi della famiglia e darvi 15 secondi di tempo in cui provate ad occhi chiusi a riempire un foglio che vi immaginate di fronte a voi. Quindi proprio chiudete gli occhi e in 15 secondi cominciate proprio a creare uno scarabocchio nell'aria. Dopo questa attività dovete poi sedervi su, insomma, attorno a un tavolo, prendere dei fogli e cercare di riproporre lo scarabocchio che avete fatto nell'aria all'interno del foglio per 15 secondi. Qui vi faccio vedere il mio scarabocchio per darvi un pochino l'idea di quella che è l'attività. Come vedete è proprio uno scarabocchio privo di senso. Una volta fatto, ognuno di voi si prenderà il tempo di osservare il disegno che avete creato e di vedere se vi risale in primo piano una figura. A me, per esempio, prendete un pennarello di un altro colore, mi sembra di vedere, vediamo un po' anche. Con un po' di fantasia, io qua vedo un pesce che potrebbe essere un delfino che fa dei salti sul mare. Quindi voi adesso passerete a chiedervi di diventare, quindi chi presenta il proprio disegno dovrà diventare il disegno che ha rappresentato, che ha trovato nello scarabocchio e medesimarvisi. Quindi in questo caso io comincio a descrivermi come un delfino. Sono un delfino che nuota nel mare. Mi piace molto nuotare nel mare perché mi fa sentire molto libera. E c'è una bella giornata e quello che non mi piace è però essere solo in questo mare. Mi piacerebbe avere degli amici. Questo è un esempio di quello che può essere detto. Se volete andare un pochino più profondo, potete anche chiedere alla persona che ha descritto il disegno: ma cosa ti fa pensare questo disegno della tua vita? Ti fa venire in mente qualcosa? Non so, a me per esempio fa venire in mente quando da piccolina, la prima cosa che mi viene in mente, guardavo il film, mi sembra che si chiami Frimilli, quello del delfino, l'orca, non mi ricordo bene, e mi fa venire in mente un momento che passavo con i miei genitori a guardare un cartone, un film, e mi faceva stare bene. Questa quindi era la prima attività proposta come gioco. Ecco, questa era una delle attività, appunto, uno dei progetti promossi da IAU, che trovate all'interno, appunto, dei video in pillole sulla pagina Facebook. Un altro esempio è gli sportelli di ascolto. Il progetto si chiama Lo Sportello Aperto ed è un progetto nato subito dopo la fine del primo lockdown del 2020 ed è nato dall'esigenza che si era captata che le persone avevano di sfogarsi, di trovare uno spazio in cui poter dare libero sfogo ai pensieri più profondi, trovando un supporto chiaramente da parte di una psicologa, un supporto professionale, ed era uno spazio aperto sia ai genitori e ai figli, sia alle famiglie adottive che non, e anche all'interno, diciamo, di questa attività le tematiche che sono emerse sono state delle più disparate. Si sono registrati le tematiche affrontate sono state appunto i disturbi di ansia, i problemi scolastici, i rapporti conflittuali tra genitori e figli, però anche di questo esempio qui mi farebbe piacere farvi vedere
appunto un video, un esempio concreto di quello che è lo sportello d'ascolto, raccontato proprio appunto da Federica e dalla psicologa. Allora, anche qua faccio interrompi condivisione e ricondivido lo schermo. Questo qua. Metto in pausa un attimo. E presso la sede di Ayahua TV, insieme con la dottoressa Martina Lancia, psicologa, che sta curando al momento un progetto che ci sta particolarmente a cuore, ovvero lo sportello aperto. E tra l'altro proprio in questi mesi stiamo festeggiando il primo anno di questo progetto dell'avvio. Martina, parlacene un po'. Allora, buonasera a tutti. Lo sportello aperto è un progetto che è rivolto alle famiglie, per i figli e anche per i genitori. L'obiettivo è proprio quello di creare uno spazio di ascolto e di accoglienza in un momento di difficoltà. In questo anno sono sicuramente emersi dei bisogni specifici da affrontare all'interno di questo sportello. Sicuramente il lavoro sull'emozione dei bambini è stato... ha avuto comunque un rilievo molto importante. Emozioni anche che questi bambini provano rispetto alla loro storia con il passato, quindi ho cercato di aiutare ad accogliere il passato e a comprendere anche il tipo di emozioni si provano rispetto ad esso. E altre tematiche sono comunque relative alla scuola, alla relazione tra i bambini, e un aiuto anche sicuramente ai genitori che si trovano un po' confusi a vedere magari i figli comportarsi in un certo modo, quindi un lavoro proprio anche di psicoeducazione. Perfetto, sono tantissime iniziative su tantissimi fronti e aspetti differenti, e ricordiamolo, è per le famiglie sia adottive ma anche non, giusto Martina? Esatto, sì, perché le problematiche riscontrate vengono vissute poi da tutte le famiglie, ecco, non solo problematiche specifiche dell'adozione. E noi cerchiamo di aiutare il più possibile e nel miglior modo possibile. Quindi... ecco, questo era appunto un altro esempio concreto di uno dei progetti appunto promossi sul territorio da IAU. E l'ultimo progetto di cui voglio parlare, svolto appunto all'interno del territorio, è quello dei laboratori. I laboratori sono rivolti principalmente ai bambini e servono per creare uno spazio di condivisione all'interno del quale volto alla scoperta e all'accettazione del sé e del proprio passato. Un passato appunto, come vi ho già accennato prima, non sempre facile, non sempre felice. Tutto questo è realizzato attraverso l'utilizzo e l'impiego di giochi, come possono essere peluche, colori, musica, balli. E uno degli ultimi laboratori fatti proprio all'interno della sede di IAU è quello del laboratorio della penna in 3D, di cui nella prossima slide potete osservare una breve carrellata in foto. Progetto tra l'altro fatto da Federica, e quindi ecco questo. Per quanto riguarda invece il mondo della progettazione internazionale, è necessario che io faccia un brevissimo disclaimer prima di parlare del progetto vero e proprio, del progetto concreto, perché quando si parla di progettazione internazionale ci si addentra e ci si comincia a muovere in acque sconosciute, in acque ignote, quindi prima di promuovere un progetto su un territorio internazionale dobbiamo tenere in considerazione comunque delle questioni da sbrogliare. La prima su tutte è quella che abbiamo a che fare con un paese straniero, un paese non appartenente anche alla comunità europea, avente quindi una legislatura e una burocrazia propria. Quindi prima di promuovere un progetto su un territorio internazionale è necessario che questo progetto venga letto, accolto e approvato dalla legislatura e dalla burocrazia del paese in questione, dai ministeri esteri. Una volta che i ministeri esteri avranno dato il loro ok, il progetto può avviarsi. Ma la seconda grande questione da tenere in considerazione è quella linguistica,
perché chiaramente ci muoviamo su un territorio la cui lingua ufficiale non è la nostra. Quindi per poter far sì che il progetto possa realizzarsi sarà necessario abbattere questa barriera linguistica, e la si può abbattere in due modi. La prima è trovando una lingua comunitaria, cioè parlata da entrambe le parti e che quindi può permettere la comunicazione tra le due parti, e al giorno d'oggi questa lingua è l'inglese. Se però non si riesce a trovare una lingua comunitaria che accomuni entrambi i soggetti, ci si può avvalere di un interprete che riesce a fare da ponte comunicativo, tra ponte linguistico tra queste due parti, abbattendo quindi la barriera linguistica. Ma una volta risolte queste due macro questioni, il progetto può avviarsi. E il progetto concreto, l'esempio concreto di cui vi voglio parlare oggi è il progetto promosso da Ayawa Dibu in Etiopia, il progetto Un gelato per l'Etiopia per il diritto a non emigrare. In questo specchietto sotto vi ho riassunto le informazioni base del progetto, cioè dove si è svolto, dove si sta svolgendo, perdonatemi, questo progetto, in Etiopia, nella città di Adama, quando, qual è l'arco temporale all'interno del quale il progetto si espleta. Il progetto è iniziato nel gennaio 2019 e al momento la sua conclusione è prevista per il dicembre 2023, ed è stato fatto per realizzare cosa, per fare cosa? Per costruire un laboratorio di gelato, per impartire delle lezioni di gelato ai locali e per favorire quindi la produzione in loco, per far sì che si creasse una nuova classe di lavoratori che potessero vivere del proprio lavoro e quindi provvedere al proprio sostentamento personale. Questo è appunto anche l'obiettivo primario del progetto, per far sì che queste persone non si trovino poi costrette ad emigrare. A chi è rivolto questo progetto? A 45 giovani svantaggiati, 150 donne, 300 bambini e 60 sorelle etiopi della comunità di Adama. Gli obiettivi ve li ho già praticamente riassunti prima, quando vi ho parlato del che cosa si è voluto fare. E quindi l'ultima voce è quella dei partner. Chiaramente, come vi ho anticipato prima, un progetto non si può realizzare senza una rete di partenariato solida alle spalle, e i partner di questo progetto sono stati l'Associazione in Aiuti Umanitari in Etiopia, la Comaco SRL, che ha donato i macchinari per la produzione di coni e cialde, e infine le Suore Francescane Missionarie di Cristo della comunità di Adama. Ma adesso vi parlerò fase del progetto, andando a riassumere brevemente quello che è stato fatto negli anni, partendo dal 2019, dal gennaio del 2019, quando appunto il progetto è stato creato, ed è nato questo progetto grazie alla collaborazione tra IAU e Aldo Baroncini della gelateria Baroncini, perché si voleva effettivamente fare qualcosa di concreto per un popolo svantaggiato. La scelta del paese dell'Etiopia è stata immediata, in quanto Ayau opera sul territorio etiope da anni, e quindi fin da subito, dopo una serie di riunioni, meeting, brainstorming, si decide di provare ad andare in Etiopia per costruire, per dare vita a questa microimpresa locale e quindi a creare una nuova classe di lavoratori che potessero vivere del proprio lavoro. Si cominciano quindi, grazie all'intervento tra i vari partner, ad acquistare i vari macchinari per la produzione di gelato da spedire in Etiopia. Questi macchinari sono stati inviati in Etiopia attraverso navi cargo dal porto di Livorno e sono arrivati in Etiopia a settembre del 2019. Nello stesso periodo è partito anche Aldo Baroncini, che è partito come volontario e si è trasferito in Etiopia per circa 2 mesi per poter insegnare effettivamente a questo popolo a fare il gelato. Una volta arrivati in Etiopia sono iniziati subito i lavori di costruzione del laboratorio di gelato, e una volta ultimati questi lavori ha preso il via anche il primo corso di gelato, che vedeva appunto proprio in cattedra Aldo Baroncini. E la produzione, diciamo, il corso ha dato subito gli effetti sperati,
in quanto gli alunni che Aldo si è trovato davanti si sono dimostrati fin da subito interessati, volenterosi e capaci, tanto che la produzione di gelato parte subito nel migliore dei modi, e sarà proprio il gelato la pietanza che accoglierà la delegazione a Yao, che arriverà in Etiopia a fine anno. Nel 2020 la produzione procede a pieno ritmo, tanto che il gelato diventa la merenda giornaliera per tutti i bambini del centro di Adama. Nonostante questo, non possiamo accennare, diciamo, alla situazione Covid, che ha impattato su tutto il mondo e ha impattato chiaramente anche sulla produzione, su questa impresa che si era costruita in Etiopia. Ma nonostante questo, nonostante la battuta d'arresto subita, ci si ritiene assolutamente soddisfatti per come poi la produzione di gelato si sia ripresa e sia riuscita ad andare avanti. Tanto che nello stesso anno è stato necessario l'acquisto di un telefono cellulare da donare a questo laboratorio di gelato in Etiopia per poter far fronte, per poter star dietro e per poter soddisfare le innumerevoli ordinazioni di gelato che appunto arrivavano dai luoghi limitrofi. Quindi, nonostante appunto sappiamo bene tutti che cosa sia successo nel 2020, ci riteniamo il bilancio finale di questo anno è assolutamente positivo. Nel 2021, dal marzo del 2021, si riesce a garantire l'acquisto, diciamo, regolare delle materie prime locali per la produzione del gelato, e soprattutto si riesce a garantire il pagamento regolare degli stipendi di tutti i lavoratori coinvolti e che effettivamente lavorano nel laboratorio di gelato, un risultato straordinario. Inoltre poi da giugno a settembre è stato ospitato un ragazzo appunto etiope che si era dimostrato, si era distinto, diciamo, per la sua spiccata bravura, ed è stato ospitato in Italia per imparare le nuove tecniche di produzione di gelato, tecniche sempre più raffinate, sempre più specifiche, da poter poi insegnare ai propri connazionali etiopi. Il 2021 poi si conclude nel migliore dei modi, perché si conclude con la notizia della proroga del progetto fino al 2022. Quindi quello che ci auguriamo dal 2022, ormai metà 2022 e il 2023, è di riuscire a acquistare nuovi macchinari sempre più raffinati, sempre più specifici, e di avviare nuovi corsi di gelato sempre più, anche questi più tecnici, sempre che riescano a formare una classe di lavoratori sempre più abile e dei nuovi professionisti, essenzialmente. Niente, io concluso qui e vi ringrazio per la vostra attenzione e lascio la parola a Federica. Grazie Viola, grazie mille per questa introduzione che è stata ricca di spunti a livello teorico, ma anche proprio a livello pratico, sia per la progettazione sul territorio che quella internazionale. Fra l'altro mi colpiva come nella scelta, no, che hai fatto, ci sono sia dei progetti che hanno avuto un finanziamento comunque da parte di fondazioni, enti pubblici, privati, eccetera, ma anche una parte importante di progetti che sono autofinanziati, come l'ultimo, no? che stavi citando in Etiopia, e che ovviamente è un impegno annuale proprio dell'ente, che si rinnova e che poi ora si rinnoverà appunto fino al 2023. Quindi ecco, mi pare interessante anche vedere proprio lo svolgimento di quante attività sono possibili con diversi tipi anche di fondi e di finanziamenti. Tra l'altro te parlavi, ora mi aveva colpito che hai fatto vedere i video, quindi mi sono rivista, io sono una di quelle che non si rivede, non si riguarda mai in video, infatti anche queste registrazioni non saranno da me riviste, però ecco, era interessante perché l'uso, no, dei video, delle foto che poi hai messo anche, no, nel progetto Gelato in Etiopia, servono proprio per descrivere, per anche ovviamente promuovere il progetto quando è in atto, e poi mi viene in mente anche, no, nella sua fase finale e conclusiva, anche per
documentarlo. Quindi è veramente un uso che noi facciamo come associazione, ma che in generale proprio nel mondo delle organizzazioni si vede molto fare, anche al fine di avere una trasparenza nei confronti dei donatori e ovviamente anche del direttivo e proprio dell'associazione, dei volontari, dell'associazione stessa. Quindi nel momento in cui ci si interfaccia parlando dei progetti, avere dei video, delle foto, delle testimonianze è proprio qualcosa di fondamentale, mi viene da dire, quindi non soltanto ciò che magari può essere scritto in una relazione. Certo, ti fanno toccare con mano quello che è stato fatto. Sì, assolutamente, quindi grazie a te che ce l'hai ripresentato qui, ci hai dato questo scorcio interessante. Allora, io passerei adesso la parola a Lorenzo Calosci, che vi accennavo prima, è ingegnere informatico e lavora come project manager all'interno di Telepass, dell'azienda Telepass. Tra l'altro, insomma, lo ringraziamo, lui fa parte del comitato del trentesimo di Cercina, adesso all'interno dell'associazione Proloco di Sesto Fiorentino e appunto si è prestato come relatore oggi. Tra l'altro, insomma, lui prosegue in questo un impegno, una tradizione, no, di famiglia proprio sul territorio. E quindi ci propone ovviamente degli approfondimenti su una parte più specifica che riguarda proprio la pianificazione delle attività, la parte del monitoraggio, della valutazione, soprattutto ci dà degli strumenti tecnici che magari, insomma, ci possono essere utili. Allora, siccome facciamo un cambio tecnico di postazione, condivido però io, se riesco, lo schermo e dovrei riuscire a farlo. Vediamo, se un secondo, che ho le slide praticamente di tutti quanti, quindi devo trovare quali sono quelle giuste e dovrebbero essere queste. Ecco qui, e passo la parola quindi a Lorenzo. Grazie Federica, buonasera a tutti, sono Lorenzo Calosci e proverò a farvi vedere una breve picture su quelle che sono delle tecniche, degli strumenti di project management. Prima di iniziare volevo comunque fare un breve recap su quelle che sono le fasi all'interno del ciclo di vita di un progetto, questo perché poi vedremo le tecniche e gli strumenti saranno proprio specifiche a seconda della fase del progetto in cui ci troviamo. La prima fase è quella dell'avviamento, quindi l'inizio del progetto. La fase della successiva è quella della pianificazione, comunque ci accompagna per tutto poi il resto del progetto. Poi c'è la fase dell'esecuzione, che è la fase più operativa. La fase di monitoraggio e controllo, anche questo ovviamente è sempre durante tutta la durata del progetto. E infine la fase finale, quella della conclusione. Qual è l'obiettivo di un progetto? L'obiettivo di un progetto ovviamente è sempre quello di arrivare alla conclusione e arrivandoci proprio con rispettando quello che era l'obiettivo, lo scope iniziale. Non sempre ovviamente riusciamo ad arrivare alla fine e a concludere il progetto in maniera efficace. Perché i progetti falliscono? I progetti falliscono ovviamente per miliardi di motivi. Provo a dire e elencare quelli che sono alcuni, diciamo, motivi principali di fallimento. Sicuramente tantissime volte anche nel mondo del lavoro vedo che non vengono dettagliati i requisiti in maniera precisa ed efficace. Vengono utilizzati gli strumenti sbagliati e su questo ovviamente faremo un affondo fra poco. Manca un monitoraggio e un controllo, non c'è una gestione dei rischi e soprattutto una pianificazione che non sempre viene manutenuta e viene eseguita correttamente. Voglio fare un tuffo un attimo nel passato, raccontandovi un fatto reale che anche a me è stato raccontato più volte durante alcuni corsi di project management che ho fatto in questi anni. Nel 1625 il re della Svezia ordinò di fare un vascello, il Vasa, che doveva essere il vascello, la nave militare più grande e potente dell'epoca. Iniziò arruolando tutte le persone, i massimi esperti di quel periodo, gli ingegneri, i costruttori, tutti quanti, con il solo mandato di fare la nave più grande e più potente. Quindi tutti iniziarono a fare il progetto, ma giorno dopo giorno, mese dopo mese, il re voleva sempre di più. E quindi iniziava a aggiungere, no, più grande, voglio un'arma in più, la nave ancora un metro in più. E questo andò avanti per 3 anni. Nel 1628, 3 anni dopo, completarono la nave,
questa nave enorme, veramente con tutte le armi possibili, tutte le decorazioni immaginabili, e al primo, proprio alla prima volta che appunto all'inaugurazione della nave, subito affondò e morì anche quasi tutto l'equipaggio. Questo perché in realtà, come ho detto prima, aveva arruolato tutti i massimi esperti, quindi sicuramente non per mancanza di expertise o per mancanza di persone, ma perché non aveva seguito nessun processo e nessuna metodologia. E di fatto si andava soltanto dietro a quello che era l'estrosità e anche un po' la follia di questo re, e quindi alla fine voleva tutto, aveva un piano bellissimo, ma senza pianificazione, senza gli strumenti corretti, non siamo arrivati altro che al fallimento. E come possiamo ridurre al minimo i fallimenti? Tramite appunto le tecniche e gli strumenti di project management. Ne ho elencati qui alcuni, per esempio le mappe mentali, che vedremo successivamente, le mappe concettuali, che sono molto utili non soltanto come strumento di monitoraggio e di pianificazione, ma anche come strumento proprio per rappresentare quello che è il progetto e per lasciare la conoscenza del progetto. La VBS, anche questa la vedremo successivamente nel dettaglio. I diagrammi di PERT, che sono i diagrammi che proprio servono a descrivere le attività, come sono interconnesse fra di loro, individuando poi quello che è il percorso, il famoso percorso critico, che è il percorso dal quale non ci possiamo discostare, altrimenti il progetto è a rischio. Diagrammi di Gantt, famosissimi anche quelli, e vedremo successivamente nel dettaglio. E infine i diagrammi di causa-effetto, detti anche diagrammi di Ishikawa. Questi sono alcuni, diciamo, degli strumenti e delle tecniche utilizzate oggi nel mondo del lavoro per una migliore gestione del project management. Andiamo nel dettaglio. Prima all'inizio ho fatto una breve introduzione proprio ripercorrendo le fasi del progetto. Questo perché? Perché, come dicevo, alcuni strumenti sono tipici della fase in cui ci troviamo. Come le mappe mentali, le famose mind map, queste sono degli strumenti che vengono utilizzati nella prima fase, quindi all'inizio del progetto, e servono proprio per fare un brainstorming. E quindi ci immaginiamo un po' che il team di progetto si riunisca, faccia brainstorming, costruisca queste mappe, come si può vedere una mappa ad esempio, dove si di fatto fa brainstorming tutti insieme e si descrive il perché dobbiamo fare questo progetto, cosa dobbiamo fare, entro quando dobbiamo farlo, chi deve essere coinvolto, e tutti, diciamo, gli altri aspetti da tenere in considerazione. Nella seconda fase del progetto, la pianificazione, che forse è una delle più importanti e anche una delle più ricche poi da un punto di vista di tecniche e di strumenti che possiamo adottare, alcuni strumenti e alcune tecniche sono la VBS. La VBS, che è l'acronimo di Work Breakdown Structure, di fatto non è altro che la rappresentazione ad albero di tutte le attività e le fasi all'interno di un progetto. Ho portato un esempio reale, dove di fatto all'inizio dell'albero vediamo di fatto quello che è il progetto, il nuovo sito, le fasi, che sono le prime foglie, dove c'è appunto la concezione del nuovo sito, poi c'è l'attuazione e infine anche la pubblicità, quindi il marketing. E ogni fase principale poi viene esplosa nelle foglie finali, che non sono altro che tutti gli elementi all'interno di quella singola fase che servono per realizzarla. Ho fatto anche un esempio un po' più pratico che possiamo anche vedere tutti i giorni, perché di fatto il progetto ha mille sfaccettature, no? Quindi un progetto può essere banalmente anche la realizzazione di un piatto nuovo. In questo caso abbiamo visto come possiamo spacchettare il progetto di realizzare uno spaghetto alla carbonara tramite la VBS, dove di fatto qui abbiamo un po' cambiato il paradigma. Le prime foglie non sono le fasi, ma sono gli ingredienti, gli spaghetti, la pancetta, le uova, e le foglie finali invece sono le attività che servono e che sono correlate a quegli determinati ingredienti. Un'altra tecnica famosissima, forse una delle più conosciute, che utilizziamo per la pianificazione è il diagramma di Gantt. Il diagramma di Gantt non è altro che l'utilizzo degli elementi che abbiamo prima trovato e scomposto con la VBS, e questi elementi vengono messi in questa matrice, in questa dashboard che vediamo qui nell'esempio, e all'interno, per ogni riga di questi elementi, creiamo una timeline per quando questi elementi devono essere completati, le risorse che servono per portarci a casa e per finalizzare quell'elemento, e le interdipendenze fra un elemento e l'altro. Ovviamente il diagramma di Gantt verrà sicuramente fatto all'inizio del progetto, dopo di solito la VBS, e poi però deve essere mantenuto, aggiornato per tutta la durata del progetto. Questa è una zoomata appunto che nel dettaglio ci fa vedere questo,
esempio di Gantt di un progetto dove si vede quelle che erano, se vogliamo, le foglie della WBS, le prime foglie della WBS, le fasi di analisi, design, sviluppo, testing, i sottoelementi che sono ciò che serve per finire l'analisi, e nella colonna, diciamo, prima della timeline, vediamo anche le risorse allocate per quella singola attività, e poi infine, quella che forse è la cosa più importante poi all'interno del Gantt, la timeline per quell'attività e eventuali con le freccette dipendenze tra un'attività e l'altra. Bene, abbiamo visto quelle che sono tutte queste tecniche di gestione dei progetti, di pianificazione e tutto quanto, ma nel 2022 come si usano poi, come si fa a usare queste tecniche davvero in pratica? Come sempre tramite l'utilizzo dei software, quindi il mondo digitale anche qui ci viene incontro e ovviamente ormai non andiamo più sulla carta, non credo qualcuno voglia su progetti soprattutto un po' più grossi andare e disegnarsi un diagramma di Gantt piuttosto che un diagramma di flusso sulla carta. Ma ovviamente andiamo a utilizzare dei software di project management che il mercato sempre di più si sta arricchendo. E perché usiamo un software? Banalmente perché ovviamente è molto più facile, intuitivo e veloce, ma soprattutto all'interno di un progetto permette a tutto il team di collaborare e condividersi i risultati in real time. Oltretutto ovviamente ci permette anche un software spesso di usare uno standard, perché ovviamente il diagramma di Gantt è un conto se lo faccio io come voglio, un conto invece se in qualche modo tutto il team rispetta quello che è lo standard dettato anche dal singolo software. Sempre per andare sul pratico, gli ho portato un po' di strumenti che anche io stesso in qualche progetto sto utilizzando. Uno strumento che sta andando tantissimo in questo momento è Miro. E Miro, come vedete dall'esempio, ci permette di creare un po' tantissimi tipi di diagrammi che sono utili sia per la pianificazione, sia per il brainstorming. In questo caso vediamo l'esempio di brainstorming fatto non con una mind map, ma con dei post-it virtuali, perché Miro di fatto è come se fosse una dashboard, una lavagna condivisa online, dove tutto il team di progetto può andarsi a vedere quello è lo stato dell'arte in quel momento, a dare il suo contributo e a condividerlo. Un altro strumento molto famoso, anzi forse il più famoso e anche il più storico di gestione del project management, soprattutto dei Gantt, e Microsoft Project. Oggi onestamente si sta sempre tendendo a utilizzarlo meno come strumento perché è molto complicato e soprattutto anche molto costoso. Sicuramente è il più completo, ma come dicevo prima, sempre di più il mercato sta cercando di dare degli strumenti anche in base al grado di complessità del progetto e quindi cerca di dare strumenti che siano anche facili di utilizzo, immediati e soprattutto anche da un punto di vista di UX molto accattivanti. L'ultimo strumento invece, che anche questo è uno strumento che davvero è utilissimo e sempre di più sta prendendo piede, è tutto il pacchetto di Atlassian, in questo caso Jira. Jira non è altro che una combinazione, se vogliamo, di quello che sono le capability, le funzionalità di Microsoft Project, riviste proprio in ottica più contemporanea. È molto utilizzato soprattutto per i progetti di tipo software e permette di fatto di crearsi la WBS che abbiamo visto prima, andando a valorizzare appunto tutti quelli che sono gli elementi all'interno del progetto, le fasi, in questo esempio appunto stiamo vedendo proprio la realizzazione di un'app sia su iOS che Android, di creare quindi tutto quello che vedete qui, le sottoattività, di monitorare lo stato di queste attività, vedere per quando è previsto l'inizio e la fine, quindi crearsi la timeline, e anche le interdipendenze fra un'attività e l'altra. Per concludere, volevo citare una frase famosa di Eisenhower, del generale Eisenhower: plans are worthless, planning is essential. Questo perché? Perché di fatto uno può avere tutti i progetti e tutti i piani del mondo, i più belli, i più completi possibili. Abbiamo visto anche l'esempio della nave del re, però di fatto senza una pianificazione, senza un processo e senza appunto gli strumenti giusti è difficile arrivare a un buon risultato. E soprattutto ho citato Eisenhower perché in realtà anche nella guerra, anche nell'arte militare, da sempre è stato importantissimo utilizzare degli strumenti e delle tecniche per gestire quelli che erano allora i piani, i progetti di guerra. E grazie a tutti per l'attenzione. Vi ho messo anche un po' i link di quelli che sono gli strumenti che ho citato, quindi di Miro, di Project e di Jira. E Miro e Jira sono due strumenti che potete anche voi andare a vedere online e provare perché
hanno anche una sottoscrizione, un abbonamento gratuito, mentre Project ve lo sconsiglio, almeno che ovviamente non siate esperti e non dovete fare un progetto molto grosso, uno perché è molto costoso e poi è davvero complicato. Lascio la parola a Federica e ringrazio ancora tutti. Per motivi logistici ovviamente mi trasferisco. Per movimentare, ecco, allora interrompo io la condivisione. Grazie Lorenzo, tra l'altro hai dato degli spunti, ci eravamo già confrontati come sempre insomma con i vari relatori sugli argomenti e hai dato appunto questi spunti che sono molto tecnici, cioè molto anche professionali, però sei riuscito comunque a trasmetterli insomma in modo molto fruibile e comprensibile, come con l'esempio della carbonara, che secondo me è calzante, ecco, ci aiuta un po' tutti a riportarlo anche nella quotidianità. Quindi ecco, grazie mille. Fra l'altro io alcuni li conoscevo, altri no, per esempio Miro secondo me allora mi ha colpito molto e quindi andrò un po' a scartabellare, soprattutto grazie alla versione gratuita, così da vedere, perché insomma ognuno poi, penso che gestendo i vari progetti, poi ognuno debba anche trovare il suo strumento di riferimento, no? Ciò che gli è più utile, più congeniale, quindi in fondo è un aiuto importante, come me che uso magari ancora la carta, a volte ancora i post-it e le cose varie, ma quello è difficile abbandonarlo, vedremo. Allora, ci avviamo verso la conclusione, quindi già se ci sono magari delle domande o delle questioni potete cominciare a scriverle anche in chat ora sugli argomenti che abbiamo trattato e concludiamo, come avevamo un po' detto all'inizio, questa parte sulla progettazione parlando dei fondi, quindi di come riuscire a reperire i fondi e in che modalità, perché ovviamente questo è essenziale e importante. Mi ne occuperò io, diciamo, di farvi questa ultima, di questo ultimo segmento dell'incontro. Come dicevo all'inizio, io sono Federica Bagnano, faccio parte di IAU ADV già da alcuni anni e diciamo il mio lavoro principale all'interno dell'associazione è proprio quella della progettazione, quindi di seguire l'ufficio progetti, soprattutto i progetti sul territorio. Quindi IAU ha dei progetti attivi, abbiamo visto in Etiopia e anche in Ucraina, ora soprattutto connessi alla crisi, all'emergenza, però il mio focus è su quelli a livello proprio territoriale, nazionale, e nello specifico la maggioranza comunque dei nostri progetti si concentra in Toscana, avendo la sede principale e maggiormente operativa a Firenze. Quindi quello che io faccio, in realtà io ho una formazione che è umanistica, però è proprio seguire, non essendo IAU un'associazione di dimensioni particolarmente importanti, insomma elevate, allora io seguo la progettazione dall'inizio diciamo alla fine, quindi abbiamo visto le varie fasi, quindi dall'analisi proprio dei bisogni allo svolgimento, alla pianificazione delle attività, a volte anche alla realizzazione e poi alla conclusione. Vi faccio questa parte che è un po' forse ingrata, nel senso che parlare di soldi a volte sembra un po', soprattutto nel no profit, non così calzante, ma invece è veramente importante perché è la base proprio della realizzazione. Allora, dunque, vi cercherei di condividere lo schermo se riesco, se no chiedo l'aiuto tecnico di qualcuno. Ah, perché non ero uscita dalla presentazione precedente, forse, chi lo sa. Queste sono le... comunque ci dovrei essere riuscita. Ecco, allora dovreste un meno vederlo, io spero di sì, e ve lo presento anche. Quindi, con quali fondi si realizzano i progetti? Riassumendo quello che è stato detto e quindi già ripreso anche da Lorenzo, ora io ve l'ho fatto con un diagramma un po' differente e forse, diciamo, forse anche un po' più complesso, però secondo me rende bene l'idea di ciò che è stato finora esposto, cioè si parte da, come abbiamo visto, no? C'è tutta la parte dei partenariati, ne ha parlato molto bene Viola, un sistema di premesse che ovviamente nel mondo delle associazioni, ma anche in quelle delle imprese, è fondamentale, cioè capire quali sono i valori, se condividiamo gli stessi valori, se diamo anche la stessa definizione, no, alle parole che utilizziamo, perché effettivamente certi termini, famiglia, banalmente, no? Qualcuno può intenderlo in un modo e qualcun altro, qualche altra associazione, ma anche qualche altra singola persona lo può intendere e comprendere in modi diversi. Quindi questo è preliminare.
come abbiamo visto, c'è un'analisi, no, dei problemi e dei bisogni, quindi anche con un'importante azione di ricerca. Viola diceva giustamente, l'Italia, la progettazione a livello nazionale è un terreno maggiormente conosciuto, quello effettivamente sì, poi ci sono anche questioni burocratiche come la privacy, il relazionarsi con le istituzioni, eccetera, che ovviamente anche lì entra in gioco, però comunque è qualcosa di più conosciuto, e poi soprattutto in una progettazione magari a livello internazionale ovviamente si deve avere dei dati e delle informazioni certe sul territorio in cui vogliamo andare a realizzare il progetto. Definire l'obiettivo, quindi in base al problema, alle necessità che abbiamo riscontrate, vogliamo capire che cosa fare, qual è lo scopo del nostro progetto, e quindi poi tutta la parte di programmazione delle azioni, il budget e così via, e poi la realizzazione. Quindi la scrittura del progetto in realtà si pone proprio fra queste fasi, quindi fra avendo fatto tutte le premesse, avendo stabilito l'obiettivo, cominciamo a programmare e a realizzare le azioni. Ovviamente nel mentre che si realizzano le azioni facendo poi a livello pratico il progetto, dovrò poi via via anche aggiustare tutta la programmazione, lo stesso budget spesso viene ridefinito e così via. E alla fine abbiamo la valutazione, come diceva appunto Viola. Durante tutto questo abbiamo un processo continuo di valutazione, di monitoraggio, no? Che è fondamentale. I fondi dove si vanno a inserire in tutto questo? Abbiamo visto con Viola proprio il caso del bando, no? Lei citava la Commissione Europea, che sicuramente ha a disposizione dei fondi veramente importanti, e anche dei progetti che sono molto ampi e che mettono in gioco una rete di partenariati spesso estesissima. Comunque fondamentalmente lo vedete bene, no? Rispetto alle fasi del progetto, il bando praticamente detta tutte le sue regole, no? Quindi nel momento in cui io leggo il bando mi faccio un'idea, no, di quello che viene richiesto, giustamente, no? Poi elaboro e scrivo tutto quanto il progetto e poi ricevo l'approvazione. A quel punto lì realizzo le azioni, gli interventi. Questa cosa sequenziale non è sempre così, nel senso ci sono purtroppo, lo dico io da associazione, però insomma ci sono anche delle ragioni per questo, però ci sono dei bandi che effettivamente sono a rimborso delle spese, quindi le azioni in realtà le hai già fatte e dopo ti dicono se è stato approvato o meno il rimborso. Comunque in linea generale l'approvazione segue oppure precede, no, la realizzazione delle azioni e degli interventi, e poi c'è la parte della valutazione finale e quindi ovviamente il controllo e il saldo. Quindi c'è la parte, come diceva Viola, della rendicontazione e del report, proprio la relazione da un punto di vista proprio delle attività svolte e quella del budget e delle spese sostenute. Questo era il riassunto di quello che abbiamo visto finora. Entriamo adesso nel merito. Abbiamo visto il bando, però ci sono tante fonti di finanziamento. Io ho citato il FAI perché mi piaceva molto a livello proprio grafico di impatto come loro presentano la loro raccolta fondi. Questa è quella del 2018, ovviamente non sono le cifre che vere, sono dei valori assoluti, però lo rappresentano in modo grafico, che secondo me veramente rende bene l'idea, perché vediamo come il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, riceve la maggioranza del proprio finanziamento, addirittura quasi il 70% nel 2018, da privati, soltanto il 24% da delle aziende, e gli enti pubblici sono veramente piccoli perché sono il 3%. Le fondazioni, come può essere a Firenze, è molto forte la Fondazione Cassa di Risparmio appunto di Firenze, ma in generale insomma le fondazioni, soprattutto quelle bancarie, insomma sono molto attive nel settore proprio del no profit, e quindi danno spesso dei fondi alle associazioni, ma anche altre associazioni, sono un 2% per il FAI, e poi c'è un 2% che viene dalla loro gestione finanziaria straordinaria, quindi è ovviamente quello che è avanzato, che ha fruttato e così via. A me ha colpito molto perché, ripeto, anche visivamente si vede come la maggioranza dei loro fondi in realtà viene dalle singole donazioni dei privati, che quindi
praticamente sono le singole persone, chi fa la tessera, il FAIA una tessera, chi dona per degli eventi, quando fanno magari delle aperture straordinarie, no? Dei luoghi, delle visite guidate, eccetera, che effettivamente va a finanziare la maggioranza, no? Delle attività dell'associazione. Quindi è interessante, no? Vedere questo, perché mostra proprio il ventaglio delle possibilità e anche dove uno decide di investire maggiormente. Dato che il FAI magari fa anche tanti eventi proprio centrati sul territorio, gli è anche più facile probabilmente avere delle donazioni anche piccole, ma da tanti privati, mentre invece magari si rivolge meno a enti pubblici, che può essere appunto dalla regione al comune e così via. Ora, quindi abbiamo visto, queste l'abbiamo già un pochino scorse, no? Quindi gli associati, ho citato prima la tessera associativa del FAI, ma tutte le associazioni hanno la possibilità proprio di iscriversi e associarsi, la parte, diciamo, della tessera associativa in particolare comunque va a coprire solitamente le attività istituzionali, quindi non tanto la parte progettuale quanto proprio tutte quelle operazioni anche banalmente di segreteria, di cancelleria, eccetera, che servono all'associazione per tenersi in vita. Dico io, è ovvio che se un'associazione non riesce a tenersi in vita, tantomeno farà dei progetti, quindi anche questa è una parte fondamentale ed è strettamente collegata anche con la parte proprio della progettuale, della progettazione. Erogazioni liberali, abbiamo visto, possono essere privati, quindi singole persone, ma anche aziende che quindi beneficiano anche facendo delle erogazioni liberali, di agevolazioni fiscali, anche importanti. In Italia purtroppo non così importanti, ma se pensiamo a dei sistemi come quello americano, loro hanno veramente delle agevolazioni fiscali che incentivano le aziende a investire, a donare alle associazioni. Una cosa particolare sono gli sponsor, in questo caso aziende, soprattutto si parla di aziende, decidono sì di fare una donazione, ma con una specie di contratto, quindi in cambio comunque avranno qualcosa, che potrà essere la visibilità, potrà essere un gadget e così via. Quindi questo è sempre comunque un'erogazione, ma è regolamentata proprio da un contratto che solitamente viene sottoscritto. E poi i bandi, appunto l'abbiamo parlato, da parte di enti pubblici oppure anche privati. Ora, il 5 per 1000 l'ho messo un pochino discosto perché questa è una cosa a parte, si può riassumere un po' con lo slogan di sostenere un'associazione con il 5 per 1000 in fondo non costa nulla, quindi al momento questo della dichiarazione dei redditi, devolvere il 5 per 1000 fa sì che comunque l'associazione si ritrovi un fondo, no, che può essere anche di diverse migliaia di euro, magari se ha un buon seguito, insomma, di persone che alla fine hanno donato, hanno creduto anche nella causa dell'associazione, che l'organizzazione può reinvestire nei progetti. Il 5 per 1000 solitamente deve essere proprio utilizzato non per attività istituzionali, ma per un progetto che può essere anche un progetto specifico. Ovviamente sarà il consiglio direttivo, quindi sempre rispetto alle erogazioni e alle varie donazioni, così come anche per il 5 per 1000, a decidere dove andare a destinare i fondi raccolti. Ora, la parte della raccolta fondi, no? Il fundraising, adesso si parla utilizzando termini appunto inglesi, ma fondamentalmente la raccolta fondi come la conosciamo, ecco, è un ambito veramente molto vasto. Vi propongo tre esempi che sono differenti fra loro, che mi piaceva dare questa suggestione. Un esempio di raccolta fondi, secondo me molto classico, è quello degli eventi. Ora, Laura, fra l'altro, Laura Pandolfini, la nostra volontaria, aveva parlato proprio nel primo seminario specificamente degli eventi, quindi magari rimando a quello per tutti gli approfondimenti, però in generale l'evento permette di raccogliere i fondi da molti donatori e crea proprio un contesto in cui ci si relaziona di persona spesso, quindi in modo diretto. Questo è molto importante secondo me anche per stabilire fiducia, quindi è vero che magari la donazione durante un evento
spesso non è particolarmente alta, però si comincia a creare un legame ed una relazione con il donatore proprio di persona, così che magari possa essere incentivato a donare anche successivamente, a ripetere quindi la donazione in altri eventi o con altre modalità. È molto utilizzato lo strumento degli eventi per raccogliere i fondi, però è complesso e soprattutto richiede una grande pianificazione. Quindi bisogna tener conto di questo perché è un dispendio di energie importante da parte dell'associazione. Degli esempi sono le cene, i mercati solidari, dei laboratori specifici, le aperture, abbiamo visto, no, quelle del FAI, aperture, visite guidate e così via. No, però ecco, lo diciamo proprio a livello di esperienza, come io abbiamo fatto, qui è la foto che vi ho riportato, abbiamo fatto una cena di raccolta fondi per l'emergenza ucraina, è stata molto impegnativa perché ci siamo occupati di tutto, dal menù al fare effettivamente il cibo, all'organizzare, pulire il locale, accogliere, fare l'animazione e così via. Quindi è ovvio che è necessaria una struttura e anche un impegno notevole. Diversa sono invece le campagne online. Ovviamente ci spostiamo su un altro piano di realtà, no? Quindi le campagne hanno spesso una durata limitata, funzionano meglio se hanno una durata limitata nel tempo e devono avere un certo obiettivo, un certo progetto, no? Un target specifico. In questo caso viene chiamato il destinatario, colui che pensiamo che potrà donare, viene chiamato ad agire, è una vera e propria call to action, attraverso diversi strumenti, le newsletter, quindi delle email, email personalizzate, il sito web che può avere una landing page, quindi una pagina proprio organizzata per la raccolta fondi, quindi per questo, ma anche i social, basta pensare al pulsante dona ora di Facebook, no? Messaggi personalizzati che possono essere anche messaggi WhatsApp, noi abbiamo, no, nel nostro database e ovviamente il permesso privacy di utilizzarlo, anche i numeri di telefono privati dei nostri donatori, soprattutto io penso a donatori comunque abituali o vicini comunque all'associazione. Ha funzionato molto bene per la campagna a favore, a sostegno dell'Ucraina durante lo scoppio soprattutto della guerra. Questa era la locandina che poi abbiamo fatto per ringraziare i donatori. Funziona secondo me molto bene nel momento in cui c'è un'emergenza, perché lì le persone sono ingaggiate immediatamente, sentono l'urgenza di donare, di fare qualcosa, di essere utili, e quindi lo strumento dell'online che permette immediatamente appunto di fare qualcosa e di dare un contributo è ampiamente utilizzato. L'ultimo esempio è quello del crowdfunding. Questo ne aveva parlato, quindi mi sto riallacciando anche ai seminari precedenti, ne aveva parlato Martina Frati nel secondo seminario proprio sulla comunicazione, ma velocemente cosa significa? Fondamentalmente ce lo dice il nome stesso, in inglese si parla di folla, quindi sono campagne di finanziamento in cui i fondi sono dati dalla collettività, quindi si coinvolge una moltitudine di persone e si utilizzano delle piattaforme online dedicate. Alcune sono specifiche per il no profit, quindi per le associazioni, sto pensando appunto a quelle fornite anche da Italia No Profit eccetera, altre invece sono miste, quindi anche per delle aziende, delle startup eccetera. Vi ho posto l'esempio di una campagna che ho seguito io, non era per IAU ma per l'associazione Pallium, Firenze per Tutti, che aveva una parte di crowdfunding sulla piattaforma Ettela, quindi abbiamo raggiunto l'obiettivo che era 7.000 euro, anzi è stato superato, perché se vedete l'importo finanziato è il 107%, quindi 7.540 euro, quindi con un coinvolgimento importante non solo dei donatori abituali dell'associazione, ma anche proprio della massa, quindi della folla, anche attraverso comunque dei reward, quindi delle ricompense, spesso sono piccole o simboliche, no, che vengono date. È interessante vedere questo esempio perché l'altra metà del progetto viene finanziata dalla, in questo caso si parla del Social Innovation Gem, che è all'interno comunque un'iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
per le associazioni no profit questa forma di crowdfunding sta funzionando molto, quindi metà di fondi vengono raccolti dall'associazione, l'altra metà viene trovata magari da una fondazione. Ho parlato della fondazione Cassa di Risparmio, ma anche basti pensare a quella della associata con la COP, ed è la fondazione Cuore si scioglie, no? Che è abbastanza famosa. Ora, un capitolo importante, ci abbiamo alla conclusione, è quello dei volontari, perché in fondo i volontari danno una forza lavoro fondamentale, gratuita, che però è importante anche inserire, anche se soltanto da un punto di vista così figurativo, all'interno del budget, perché l'avere dei volontari all'interno della propria organizzazione e far sì che questi si adoperino per le attività ci aiuta a diminuire i costi, ovviamente, e quindi finanziano l'associazione, anche se in modo indiretto. Quindi non è semplicemente che magari i volontari magari sono anche donatori spesso, perché ovviamente sono ingaggiati nell'associazione, ma con il loro lavoro, con la loro attività e mettendo a disposizione anche le proprie conoscenze, fanno sì che quindi i costi di un certo progetto si abbassino. Basti pensare, Viola parlava prima del progetto in Etiopia, quindi di Aldo Baroncini. Aldo Baroncini insegna a fare il gelato, ma è un volontario di IAU. Se IAU dovesse comunque investire nell'avere una figura professionale di quel tipo, è ovvio che avrebbe ulteriori costi che si andrebbero ad aggiungere a quelli che già deve sostenere, no? Quindi è una figura veramente importante. Per questo è interessante ed è molto utile valorizzare il lavoro dei volontari. Quindi la valorizzazione è una vera e propria, secondo determinate tabelle, poi le varie associazioni scelgono quelle che ritengono più opportune, noi magari ci rifacciamo, ed è interessante se vi capita di guardarla, c'è tutta una parte dedicata sul sito del CESVOT di Firenze che ha proprio delle tabelle di valorizzazione del lavoro dei volontari che vengono aggiornati, ma almeno ci è utile perché se il volontario in qualità di, mettiamo conto, psicologo, lavora 3 ore, io so che allora magari avrei dovuto pagarlo 30 euro da quella tabella e così via, no? Quindi è molto importante anche per stabilire qual è l'ampiezza del progetto, perché magari sembra che non costi nulla, ma ho 100 volontari impiegati e questo è importante da tenere in considerazione. Una parte fondamentale, con questa più o meno concludiamo, è la trasparenza. Abbiamo già visto prima, insomma, parlando anche con Viola, no? le foto, i video, la testimonianza, no? diretta di come sono stati impiegati i fondi è importante. Qui ho ripreso l'altra metà complementare della schermata del FAI, perché ci mostra appunto dove questi fondi che hanno raccolto, e ci hanno mostrato prima dove sono stati raccolti, ma dove vengono destinati. E quindi abbiamo delle attività istituzionali che in realtà per loro ovviamente è la parte che noi definiamo invece di tipo progettuale, poi infatti c'è tutto l'asterisco che la spiega, perché loro è la loro attività che svolgono abitualmente, ma che consiste proprio nel recupero delle ville, dei giardini, nell'apertura delle visite e così via, no? Quindi diciamo hanno un 70% lì. Nella raccolta fondi, nella comunicazione, quindi questo significa che reinvestono, no? questi soldi che hanno ottenuto, questo sostegno, ma per generare ovviamente altri fondi e comunicare ovviamente con i beneficiari, ma non solo, quindi per una promozione. E poi la parte dei servizi generali, che è un 13%, quindi come avevamo visto prima, sono le spese generali proprio per tenere in vita l'organizzazione, no? L'associazione. Concludo riportando una frase, no, che mi ha colpito riguardo alla relazione fra il progetto, no, il reperimento dei fondi, no? Ricordo di aver detto al mio mentore: se avessi più soldi avrei un progetto migliore, no? E lui mi ha risposto rapidamente: direi piuttosto che se tu avessi un progetto migliore avresti più soldi. Vedi, non è l'importo che conta, è il progetto che conta. Questo perché? Perché spesso si è portato a pensare che
perché uno non ha magari grandi finanziamenti, eccetera, non può magari fare o proporre un bel progetto. O viceversa, se uno ha tanti finanziamenti e quindi una grande disponibilità anche a livello economico, allora avrà la possibilità di fare i progetti più belli e più grandi. Ma il punto è avere un bel progetto, un progetto che funziona, un progetto basato su dei bisogni reali nel mondo del no profit, quindi che risponda a certe esigenze, avere chiaro come vuole rispondere e quindi una giusta pianificazione delle attività e degli interventi da svolgere e monitorare che ciò avvenga, e in questo modo effettivamente riuscirà anche ad avere poi più fondi. Perché? Anche perché le persone, dai singoli, quindi dai privati che si interesseranno, che quindi doneranno, che saranno maggiormente coinvolti, ma anche l'accesso a bandi, la vittoria di bandi, le erogazioni e le donazioni da parte delle aziende che vogliono essere associati, no, ad un progetto di questo tipo. Quindi l'importante, secondo me, nella raccolta fondi per i progetti, in cui tutti tendiamo un pochino a avere l'ansia di raccogliere fondi e poi tendiamo ad appiattirci, no, anche sul risultato di doverli raccogliere, invece è importante prima pensare al progetto stesso, no? E quindi a che cosa, a che bisogno vogliamo soddisfare, a che valore vogliamo creare, e da quello poi riusciremo a trovare le risorse necessarie. Allora, io interrompo la condivisione, si sentirà che poi mi animo nel parlare di queste cose. Allora, quindi io direi che siamo un pochino, siamo giusti con i tempi. Se Viola e Lorenzo hanno qualcosa da aggiungere, se no interrompo la registrazione qua. No. Vuoi aggiungere qualcosa? Metto ormai qui vicino. Sì. Ecco, così nel finale abbiamo entrambi. Volevi aggiungere qualcosa? No, non volevo aggiungere niente, volevo ringraziare tutti e speriamo, insomma, di avervi dato un po' un overview a 360 sulla gestione dei progetti, come gestirli al meglio, con anche ovviamente degli esempi pratici. E abbiamo visto anche come ovviamente Federica, Viola e anch'io in questo caso abbiamo anche cercato di darvi delle visioni diverse proprio per ambiti, sì, diversi. Come diceva anche prima Federica, che sentivo ovviamente una cosa importante che magari prima non ho sottolineato, è che sicuramente la gestione del progetto, ma gli strumenti, le tecniche e tutto, sono sicuramente sempre da adattare e da adeguare in base al contesto in cui siamo. Sì, sì, assolutamente. Bene, grazie a te Lorenzo e grazie a Viola per questo. Grazie a te. Per questo pomeriggio insieme. Allora, saluto, ricordo chi ci segue in differita, se vuole scrivere domande, porci questioni e tutto, lasciamo i nostri riferimenti, e se qualcuno si è perso i video precedenti, gli incontri precedenti, trova proprio la playlist, non riuscita magicamente a crearla, su YouTube, e quindi trova proprio tutti l'elenco dei video, anche chi vuole magari riguardarseli per prendersi qualche appunto se ha saltato delle parti. Quindi grazie ancora, io interrompo la registrazione e a presto. Grazie.